e a questa iniziativa dedicheremo ampio spazio sabato alla stessa ora. Voltiamo pagina, un libro per far conoscere ai piccoli studenti delle elementari il Bosco del Parauro a Milano. La pubblicazione è stata presentata oggi a Mestre, il servizio. Non molto lontano da qui. Inizia con queste parole l'avventura alla scoperta dell'area verde del Parauro a Milano. Il Bosco Magico è una favola ecologica rivolta ai più piccoli, dove protagonisti sono simpatiche fatine e folletti che guidano alla conoscenza di piante ed animali che popolano il Parauro. Una pubblicazione realizzata da una classe dell'Istituto Mozzoni di Mestre su commissione della provincia di Venezia. Oggi non si fanno più i tradizionali tirocini, ma ci si assume delle responsabilità che fa sì che loro stessi ragazzi diventano attori e quindi imparano a loro volta tutta una serie di informazioni, elementi e anche obiettivi che le istituzioni pubbliche hanno e riescono a trasferirli ad un'altra generazione che in questo caso è quella dei piccini. E questo va anche in linea con l'obiettivo della provincia che mira ad avere la provincia verde. Attraverso disegni, giochi e puntuali descrizioni della flora e della fauna del Parauro, il libro vuole aiutare i più piccoli ad amare la natura e tutte le sue creature. Grande soddisfazione da parte dei docenti e degli studenti che si sono impegnati nel progetto. E avere una committenza vera e propria. Noi, che comunque siamo ancora studenti, è stato per noi comunque una cosa che ci ha dato molto orgoglio, che ci ha entusiasmato. È stato un lavoro che ci ha impegnato non solo a livello didattico, ma è stata un'esperienza anche di tipo comunque professionale, come quella che può essere quella di chi opera appunto nell'ambito della grafica pubblicitaria o comunque della grafica in generale. È stato assolutamente illuminante per certi aspetti, sicuramente. Il Bosco Magico verrà ora distribuito agli alunni delle scuole elementari della provincia.